pensando al futuro della terra di Equestria, a malincuore vi annuncio che questa sarà la nostra ultima festa del sole d'estate. Perché c'è qualcosa di ancora più importante da celebrare. Conosco due pony che ci hanno protetto, che hanno vegliato su di noi giorno e notte. Non dovremo più ricordare le loro battaglie o le loro tregue. Invece, in questo giorno festeggeremo l'importanza che hanno avuto nelle nostre vite. Da oggi in poi questa festa verrà chiamata il Festival delle Due Sorelle. Non sappiamo davvero che cosa dire. Volevamo farti sapere che ci dispiace tanto. Ci avevi detto di essere cambiata. E come tue amiche avremmo dovuto darti ascolto. La prossima volta che ci dirai che non andrai nel panico ci fideremo. Bene, perché ci saranno un sacco di cose per cui avrò bisogno dell'aiuto dei miei migliori amici. Lo sai? Dagli eventi di questa notte sembra davvero che tu possa essere pronta ad affrontare qualsiasi difficoltà, Sua Maestà Twilight. Cercando? Ancora una volta ho avuto successo dove voi tre avete miseramente fallito. Ho localizzato quello che cercavo e domani partirò per andarlo a recuperare. Al mio ritorno Equestria sarà finalmente pronta per essere conquistata. Smettila di fare il broncio. Sapevi di doverti ridimensionare e dovevi restituire la forza vitale ai pony terrestri per evitare che Grogger si insospettisse. Non significa che debba farmi piacere. Beh, anche a me non ha fatto piacere non essere riuscita a rovinare la loro festa, ma non mi lamento, come puoi vedere. L'obiettivo non era rovinare la loro festa, bensì distrarli. E ora abbiamo esattamente ciò che ci serve. Non c'è altro tempo da perdere. Dobbiamo riuscire ad usare la campana prima che Grogger torni. Finalmente ci troviamo in una situazione di vantaggio rispetto a tutti gli altri. Lo sai, è stato veramente facile insinuare il seme della discordia fra i pony terrestri, Pegasus e gli unicorni per farli litigare tra loro. È stato un gioco da ragazzi. È una debolezza che potrà tornarci utile in futuro.